venne scaraventata a terra, mentre le tre bulle della scuola ridevano e la deridevano. Un eco di risate e di derisione giunse ai lati di Mary Blodson. Stava per piangere, quando due amici, un maschio e una femmina, la aiutarono ad alzarsi. Presso la Quebec High School si era sparsa la voce dell'assassinio della studentessa Ashley Denton. Mary, ragazzina fin troppo buona, era arrivata a dirlo anche alle bulle, capitanate da una certa Reese. Ma la storia degli screenshots del killer di cui lei parlò e di cui la polizia aveva parlato in conferenza stampa ieri sera non aveva convinto le tre bulle, che preferirono deriderla e buttarla a terra. Si sentì inutile, un'inutile stracciona non considerata da nessuno, tranne che dai suoi due amici. Quelli, per farla riprendere, la portarono in un luogo silenzioso, la biblioteca. Aveva ancora le lacrime agli occhi. Calmatasi un poco, chiese loro se credevano alle sue parole. Secondo alcune persone che venivano da Montreal, era possibile, tramite una falla nella sicurezza di The Next, il social network, scoprire gli accessi effettuati in tutti gli altri siti da un determinato utente. Ovvero, scoprire a che ora un utente aveva visitato un sito. In pratica sarebbe stato possibile vedere tutta la cronologia in rete di un utente. Il killer, continuava a spiegare Mary, avrebbe approfittato di queste informazioni a suo vantaggio e non era pazza, aggiunse. La campanella suonò all'intervallo e centinaia di ragazzi si riversarono in corridoio. Mary si sentì toccare la spalla. «Ehi tu, sfigata!» disse Reese. Mary si voltò verso di lei abbassando lo sguardo. «Sai cosa faremo? Per provare che sei fuori di testa, posteremo foto personali nei social. Sì, proprio quelle che piacciono ai maniaci sessuali. Così ti sputtaneremo davanti a tutta la scuola.» «No, non farlo. Non ti conviene.» avvertì Mary alzando lo sguardo. Che paura!» E continuarono a deriderla anche in quell'occasione. La casa di Reese era immensa, aveva due grandi piscine ai lati e un immenso giardino davanti all'entrata. Il rumore dei tacchi a spillo e delle suonerie delle ragazze riecheggiavano nell'aria. «Ragazze, aspettate un attimo», disse a un certo punto una delle amiche di Reese. «E se invece quella storia della sfigata fosse reale?» «Ma ti è fuso il cervello per caso? Quella è un'idiota sfigata e la polizia si è inventata tutto per terrorizzare ragazze della nostra età.» Reese quasi le si avvicinò, ma quella aggiunse andando via: «No, Reese, io mi tiro fuori.» Reese e la terza ragazza si guardarono un attimo e scoppiarono a ridere. Poi, entrate in casa, Reese disse alla sorella più piccola di non curiosare nella sua camera da letto e si fiondarono al piano di sopra. Pose provocanti, costume da bagno alternato al bikini, musica a tutto volume. Il tutto era documentato dal profilo The Next delle due ragazze. Reese aveva uno sguardo di soddisfazione, come chi, ancora una volta, ha dimostrato la superiorità su qualcun altro. Credeva di averla vinta lei anche questa volta. Ricevettero commenti e apprezzamenti da molti coetanei e in seguito anche da persone sconosciute di mezza età. E sì, perché la loro privacy su The Next era impostata volutamente su pubblico e tutti gli iscritti al social potevano vederle. Sul tardi, quando l'orologio della camera di Reese segnava le 1:30 di notte, le ragazze si collegarono su Stranger Than Chat. Fissarono come obiettivo un uomo di mezza età. Si sarebbero tolte il reggiseno davanti a lui. Scorrendo tra le chat, non trovarono nessuno di loro gradimento, o almeno che fosse interessato a ciò che volevano fare, fino a quando notarono uno strano personaggio che impediva loro di saltare la chat. Il video pareva bloccato e non aveva intenzione di sparire. I commenti che comparivano in chat erano tutti mirati all'apprezzamento dell'aspetto fisico delle ragazze. Ma quelle stavano iniziando ad agitarsi. Poco dopo si guardarono l'un l'altra e Reese abbassò di colpo lo schermo del laptop. «E se Mary avesse ragione?»